Questa signora è venuta oggi al controllo per l'intervento di alluce rigido e mostra qual è il movimento che bisogna fare per rieducare la parte operata. Quindi in realtà è una autofisioterapia, è una autoriabilitazione. Quindi il nostro scopo è di dare movimento a un'articolazione che era bloccata e dolorosa. Lei ha guadagnato qualcosa nel movimento? Quest'alluce si muove meglio? Sì, assolutamente. E per quanto riguarda il dolore, è molto dolorosa questa parte? No. Quindi il passaggio successivo sarà provare a mettere la sua scarpa normale. Sì. Quindi la scarpa normale e la sua ambizione è anche riuscire a mettere il tacco. Veramente ha già provato, ho visto una foto in cui c'è che indossava la scarpa col tacco. Com'è andata questa prova? Bene, è entrata benissimo la scarpa. Proviamo un po', voglio provare anch'io. Ma questo alluce prima dell'intervento era bloccato, non sì, si muoveva. Bello dritto, così. Così. E invece adesso proviamo a muovere, invece si muove un po' di più. Questo movimento facilita la sua deambulazione? Sì. Perché adesso cos'è successo? Adesso succede che all'interno della scarpa tutte le dita si muovono all'unisono, mentre invece prima queste si muovevano e questo rimaneva fisso, rigido. Invece adesso si muovono abbastanza tutte insieme. E quindi questo poco movimento, questo movimento che lei ha guadagnato, l'aiuta nella deambulazione. È stata molto brava.